Bello tutti Star Trek, se benvenuti in questo video. Bello tutti, oggi non riesco a fare la intro. Bello tutti Star Trek, e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente sono riuscito a farlo. Perché ci sto provando da 30 anni, voi o vedete solo la prima parte o non avete visto niente. Comunque oggi vi farò vedere come scaricare un programma di grafica che non è sto schifo di Paint. Non è sto schifo di Paint. Cazzo, lo usa Paint oggi. Ci sono 10.000 programmi per fare cose molto più professionali. A parte che si possono fare delle sfumature bellissime. E poi non mi scrive più. Così poi faccio matita, faccio su ro. Voilà, infatti facciamo su ri. Poi chiudete, salvate, mettete per esempio il video. Però un programma più professionale, cazzo. È per principiante, ma un po' più professionale di sto schifo di Paint. E il programma è Paint.net. Bene ragazzi, per scaricare Paint.net cerchiamo su Google oppure dei link che vi metto in descrizione e cerchiamo appunto Paint.net. Dovete scrivere .net, mi raccomando, andate sul primo link. Allora, io ho una lampada che mi punta sulla tastiera, così che sono al buio, però mi acceca. Ok, sono riuscito a trovare una cosa buona. Sì, mi piace pure molto, tanto perché si rompe, no. Quindi voi siete qua, andate in andate in download. E vabbè, Windows 10 Recommended, ma funziona anche Windows RT. Che è Windows RT? Quello per Windows 10. Mi sa che, allora. C'è italiano almeno? Italian, ok. Questo, no. Prendo questo, download now. Allora mi metto il link in descrizione o di questo o non mi metto niente. Allora credo che mi metto il link in descrizione di questa cosa qua. Quindi Paint.net 4.0.7. Ora dobbiamo aspettare che finisce. Non lo metto in pausa perché già vedo che è fatto praticamente. Quindi mettiamo sul desktop. Ah, comunque sto video lo vedrete domani, il 30 luglio. Che praticamente è l'ultimo, il penultimo giorno di luglio. Mamma mia, quest'anno sta passando con una bellezza velocissima. Praticamente l'anno scorso non passava mai, sembra che durava un'eternità. A me, a voi non lo so. Lo vedrete domani, non il 29 quando lo sto registrando, ma comunque andiamo ad aprire questa roba e andiamo ad estrarre la roba. Io ho 7 zip, si può estrarre, oppure l'apriamo, prendiamo sto coso e lo mettiamo sul desktop, semplice, oppure lo apriamo direttamente nella cartella compressa, oppure vi metto il link in descrizione di su questo qua diretto, non lo so, o dal sito qua o da una pagina di Mediafire, poi vedo, o Google Drive. Vedo se riesco a fare con Google Drive, ci provo, se non ci riesco, vabbè. Comunque se non funziona, se riesco a farlo con Google Drive metto il link in descrizione, se non funziona andate con questo qua o Mediafire. Comunque dopo tutta sta parlandina di cose inutili, no scherzo, ok, dopo tutta sta roba apriamo sti installer qua, sempre la schermata che voi non vedete ma che voi dovete premere sì. Come vedete è già velocissima l'installazione. Aspetta un attimo. Okay.
Adesso, con la freccia che lampeggia, vi dico che mi l'ha installato. L'ho installato. Un po'. Paint. Ah no, ma si sta aprendo. Ok. Allora, questa procedura vi guiderà durante l'installazione di Paint.net. Standard italiano. Allora, non accetto che succede. Allora, bisogna accettare. Avanti. E qua, installazione. Paint.net, preparazione all'installazione. Quindi io metto in pausa e ci vediamo quando ha finito l'installazione o ha quasi finito. A tra poco o a un'eternità, dipende. Bene ragazzi, dopo quella parte che non so se taglierò, non so se l'avete vista, perché se in Camtasia qua sono riuscito a mettere bianco e nero, l'avrete vista, se no non l'avete visto però. Una volta che finita l'installazione apriamo qua. Ora io non lo avvio e facciamo fine. Questo lo possiamo anche cestinare come la morte. Perché c'è come la morte? Che cazzo ha fatto la morte di male? Possiamo cestinare dicendo: ma vaffanculo, vattene via, ti do un calcio nel culo, ti faccio arrivare, non mi far dire dove. In culandia, si intende, si intende. Questo è il programma in sé. Ora noi lo apriamo. Questo qua mi si aprirà tutti questi cosine che non li chiudete, ve lo dico. Ecco, visualizza. No, non voglio la griglia pixel. Ma quello è una sporcizia sullo schermo. Allora, perché vedevo dei puntini, ecco, la sporcizia sullo schermo, sto schermo è sporchissimo. Oh, come si fa a rimettere sta cosa? Visualizza. Pollice. Pixel, pixel. Immagine, ruota. Livelli, come si fa? Ah, ok, da sopra. Ho capito. Comunque, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella regà.